Il piano di Agnese. Io ho sentito dire da gente che sa, e anzi ne ho veduto io un caso che per fare un matrimonio ci vuole bensì il curato, ma non è necessario che voglia, basta che ci sia. Come, come, come sta questa faccenda? domandò Renzo. Ascoltate, sentirete, bisogna avere due testimoni ben lesti e ben d'accordo, si va dal curato. Il punto sta di accapparlo all'improvviso, che non abbia tempo di scappare. L'uomo dice, signor curato, questa è mia moglie. La donna dice, signor curato, questo è mio marito. Bisogna che il curato senta, che i testimoni sentano. E il matrimonio è bello che è fatto. Sacro santo come se l'avesse fatto il Papa. Come se l'avesse fatto il Papa, ministri del matrimonio sono le spose stesse e il sacerdote non fa che prendere atto della loro volontà, dopo essersi accertato che non vi siano impedimenti canonici. Precisiamo che oggi, con le disposizioni vigenti, un matrimonio di sorpresa non sarebbe possibile. Quando le parole sono dette, il curato può strellare, strepitare, fare il diavolo, è inutile, siete marito e moglie. «Impossibile!» esclamò Lucia. «Come?» disse Agnese. «Stato a vedere che in trent'anni che ho passato in questo mondo, prima che nasciste voi altri, non avrei imparato niente. Ma cosa è tale quale ve la dico, per segno tale che una mia amica che voleva prendere uno contro la volontà dei suoi parenti, facendo in quella maniera ottenne il suo intento. Il curato che ne aveva sospetto stava allerta, ma i due diavoli sembrano far così bene che lo colsero in un punto giusto, dissero le parole e furono marito e moglie. <ride> Benché la poveretta se ne pentì poi in capo a tre giorni. Agnese diceva il vero riguardo alla possibilità e riguardo al pericolo di non ci riuscire di non riuscirci, che siccome non ricorrevano a un tale spediente se non persone che avessero trovato ostacolo o rifiuto nella via ordinaria. Così Parochi metteva in gran cura a scansare quella cooperazione forzata. E quando un dei si venisse pure sorpresa da una di quelle coppie, accompagnata da testimoni, faceva di tutto per scapolarsene, come Proteo, nelle mani di coloro che volevano farlo batticinare per forza. Se fosse vero, Lucia, disse Renzo, guardandola con, <ride> con un'aria d'aspirazione supplichevole. Come, se fosse vero, disse Agnese, anche voi credete che io dica Fandogne. Io mi affanno per voi e, e, so, e non sono creduta. Bene, bene. Cavatevi d'impiccio come potete. Io me ne lavo le mani. Ah no, non ci abbandonate, disse Renzo. Parlo così perché la cosa mi pare troppo bella. Sono nelle vostre mani, vi considero come se fosse proprio mia madre. Queste parole fecero svanire il piccolo sdegno d'Agnese. Scusate, sono in piena digestione. E dimenticare un proponimento che per verità non era stato serio. Ma perché dunque, mamma, disse Lucia con quel suo contegno sommesso, perché questa cosa non è venuta in mente al padre Cristoforo? In mente, rispose Agnese. Pensa se non gli sarà venuta in mente, ma non ne avrebbe voluto parlare perché domandarono un tratto i due giovani perché 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 quando lo volete sapere i religiosi dicono che veramente è cosa che non sta bene come può essere che non stia bene e che sia ben fatta quando è fatta di serenzo che volete che io vi dica rispose Agnese la legge l'hanno fatta loro come gli è piaciuto e noi poverali non sappiamo capire tutto. E poi quante cose, ecco, è come lasciare andare un pugno a un cristiano: non sta bene, ma dato che gliel'avete dato, neanche il Papa glielo può levare. Se è cosa che non sta bene, disse Lucia, non bisogna farla, che? È, disse Agnese: ti vorrei forse dare un parere contro il timore di Dio? Se fosse contro la volontà dei tuoi parenti per prendere un rompicollo, ma contenta mai per prendere questo figliolo. E chi fa nascere tutte le difficoltà è un birbone, è il signor curato? Le chiara che l'intenderebbe ognuno, disse Renzo. Non bisogna parlarne al Padre Cristoforo, prima di fare la cosa. Proseguì Agnese, ma fatta che sia ben riuscita, che pensi tu che ti dirà il padre? Ah, figliola! È una scappata grossa, ma l'avete fatta. I religiosi devono parlare così, ma credi pure che in suo sarà contento anche lui. Lucia, senza trovare che rispondere a quel ragionamento, non ne sembrava però capacitata, ma Renzo, tutto rincorato, disse, quando è così la cosa è fatta. Piano di sagnese e i testimoni, trovare due che vogliano e che intanto sappiano star zitti a poter cogliere il signor curato che da due giorni se ne sta rintanato in casa e farlo star lì che benché sia pesante di sua natura mi so dir io che al vedervi comparire in quella conformità diventerò lasto come un gatto e scapperò come il diavolo dall'acqua santa l'ho trovato io il verso l'ho trovato di serenza battendo il pugno sulla tavola <coughs> e procede a balzellare le stoviglie apparecchiate per il desinare e seguitò esponendo il suo pensiero che Agnese provò in tutto e per tutto sono imbrogli disse Lucia non son cose lisce finora abbiamo operato sinceramente tiriamo avanti con fede Dio ci aiuterà il padre Cristoforo l'ha detto sentiamo il suo parere lasciati guidare da chi ne sapi dittare disse Agnese con, con volto grave che bisogna c'è di chiedere pareri. Dio dice: aiutati, che io aiuto. Al Padre racconteremo tutto. A cosa è fatto? Lucia di Serena: Volete voi mancarmi ora? Non avevamo noi fatto tutte le cose da buoni cristiani? Non dovremmo essere già marito e moglie? Il curato non ci aveva fissato lui il giorno e l'ora. E di chi ha la colpa se dobbiamo ora aiutarci con un po' di ingegno? «No, non mi mancherete!» Vado e tono con la risposta e salutando Lucia con un atto di preghiera e Agnese con un'aria di intelligenza partì in fretta. Le tribolazioni aguzzano il cervello. E Renzo, il quale nel, sen nel sentiero retto e pieno di vita percorso da lui fino allora non si era mai trovato nell'occasione da sottigliare molto il suo, ne aveva in questo caso immaginata una da fare un'ora a un, un consulto. Andò addirittura, secondo che aveva disegnato, alla casetta di un certo Antonio, che era lì poco distante, e lo trovò in cucina che con un ginocchio sullo scalino del focolare e tenendo con una mano l'orlo di un paiolo messo sulle ceneri calde, dimennava col mattarello a un una piccola polenta bici di, gran di, gran di grano saraceno. Mi ci ha messo gran come se volesse dire che il saraceno è grande la madre un fratello, ci sono certi strafalcioni la madre e un fratello, la moglie di Tonio, erano a tavola e tre o quattro ragazzini tiriti accanto al babbo stavano aspettando, aspettando con gli occhi fissi al paiolo che venisse il momento di scadellare ma non c'era quell'allegria che la vista del designare suol, pu, suol pur dare a chi se l'è meritato con la fatica. La male della polenta era in ragione dell'annata, e non del numero, e della buona voglia dei commensali, e ognuno d'essi, fissando con uno sguardo bieco da rabbioso la vivanda comune, pareva pensare alla porzione d'appetito che le doveva sopravvivere. Mentre Renzo barattava i saluti con la famiglia, Tony scusava la polenta sulla tafferia di faggio che stava apparecchiata a riceverla. E parve una piccola luna in un gran cerchio di vapore. Non di meno, le donne dissero cortesemente a Renzo: Volete restare servito? Complimento che il contadino di Lombardia. E chissà di quanti altri paesi, non lascia mai di fare a chi lo trova a mangiare, quando anche questo fosse un ricco e pulone, alzatosi allora da tavola, e lui fosse all'ultimo boccone.